Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Carlotta Mantovan dopo la scomparsa del marito ritrova la felicità in Francia. Sempre molto riservata questa volta si è lasciata sfuggire una foto. Carlotta Mantovan dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi ha ritrovato la felicità in Francia. Era il 26 marzo 2018 quando Fabrizio Frizzi è venuto a mancare e il mondo della televisione italiana venne colpito da un lutto che ancora oggi segna profondamente. Un grande conduttore televisivo apprezzato da tutti i suoi colleghi e dal pubblico per la sua grande bontà e spontaneità. Carlotta e Fabrizio si conobbero durante la 62esima edizione di Miss Italia dove la Mantovan arrivò seconda. Dal 2002 inizia tra loro una frequentazione che li porta alle nozze nel 2014 e poi Carlotta e Fabrizio daranno vita al loro amore con la nascita della figlia Stella, nel 2013. La coppia rimane unita fino al momento della morte del conduttore a causa di un'emorragia cerebrale, ormai 4 anni fa. Un vuoto incolmabile quello lasciato da Fabrizio, nel mondo della TV ma soprattutto nella sua famiglia, infatti Carlotta ha deciso di andare via dall'Italia trasferendosi in Francia insieme a sua figlia Stella. Carlotta Mantovan e i baci al suo nuovo amore, ecco le foto. Carlotta non ama molto essere al centro dei gossip, non rilascia di frequente interviste e non condivide molto attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. La donna ha circa 75.000 followers con cui ogni tanto condivide qualche scatto, non molto spesso ma le persone rispettano comunque questo suo modo di essere più riservata rispetto ad altri personaggi. La Mantovan si è trasferita in Francia con la figlia Stella immersa nella natura, con la sua nuova famiglia di cavalli. Infatti spesso nelle foto che condivide compaiono i suoi adorati cavalli a cui lei e la figlia sono molto affezionate. Infatti i suoi baci sono proprio verso i quadrupedi, anche perché pare che Carlotta non sia fidanzata. Mamma e figlia hanno ritrovato la serenità e la tranquillità trasferendosi in campagna in compagnia di amici a quattro zampe. Dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi era troppo il dolore e la natura ha aiutato l'ex modella a riprendere la vita in mano soprattutto per l'amore che prova per la figlia. Carlotta ha quindi deciso dal mondo dello spettacolo, che forse le ricorderebbe troppo il marito. Un cambiamento radicale lontano dai riflettori per dedicarsi alla sua passione per i cavalli. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.